Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi volevo parlarvi del sensore HCSR501, una scheda elettronica che comprende al suo interno, rimuovendo il coperchio, un sensore PIR, che è questo, che sta per Passive Infrared. Questo sensore rileva i movimenti misurando le variazioni della radiazione infrarossa emessa dagli oggetti all'interno del proprio campo di azione. Questi sensori sono spesso utilizzati nei sistemi di allarme o nei sistemi di illuminazione automatizzati e nonostante siano molto sofisticati, il loro costo è veramente basso, meno di 2 euro. L'HCSR501 è molto conosciuto dagli utilizzatori dei microcontrollori come Arduino o Raspberry, ma è ovviamente possibile utilizzarlo da solo con l'abbinamento di pochi componenti elettronici. Guardando meglio, questa scheda ha tre uscite, tre pin che sono rispettivamente VCC, Out e GND. Può essere alimentato con una tensione continua da 5 a 20 volt. E a riposo il pin out, che è quello centrale, l'uscita, sarà a livello 0. Quando invece viene rilevato un movimento dal sensore, il pin di output fornirà a livello alto 3 volt con una corrente prelevabile di 10 mA. Il campo di azione di questo sensore è di circa 110 gradi, mentre il tempo di attivazione dell'uscita e la sensibilità sono regolabili attraverso questi due trimmer. Precisamente un trimmer denominato SX e uno TX, non so se si vede. Quello di sinistra, denominato SX, serve a regolare la sensibilità del sensore da 3 a 7 metri, mentre quello di destra, TX, serve a regolare il tempo di attivazione del sensore quando rileva un movimento, da 2 a 300 secondi. Ma c'è anche un piccolo trucco che in pochi conoscono. Se vediamo lo schema elettrico del modulo, che è questo, è presente una resistenza LDR, che sta per Light Dependent Resistor, ovvero una fotoresistenza, che in realtà non è presente sul modulo, ma è predisposto. Se quindi aggiungiamo una fotoresistenza in questo punto, precisamente questo, qui, il modulo risponderà quindi a livello alto durante un movimento solo quando ci sarà l'assenza di luce. Questo può ritornare molto utile nel caso volessimo realizzare un sistema di illuminazione automatizzato. C'è un altro particolare importante da sapere, è che alcuni moduli hanno un ponticello in cui modificare il comportamento del sensore. In modalità L il trigger sarà singolo e quindi al primo rilevamento partirà il timer fino alla fine del timer, regolabile dal nostro trimmer. Invece in modalità H ogni movimento andrà ad azzerare il nostro timer. Alla fine dell'ultimo movimento partirà il timer impostato dal nostro trimmer. Facciamo adesso una prova pratica. Alimentiamo il modulo con 5 volt. Come vedete, appena viene rilevato un movimento, il pin out ci fornisce 3,3 volt.
Adesso regoliamo il tempo di attivazione al minimo, quindi circa 2 secondi. E vediamo che il tempo di attivazione è veramente ridotto. Se il video ti è piaciuto, lasciami un like, iscriviti al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!